L'intasamento al pronto soccorso di Isernia ormai non è più un fatto sporadico, quasi non fa più notizia, ma ciò non significa che il problema sia stato risolto, semmai le cose sembrano essere peggiorate. Ogni giorno il personale, ridotto ai minimi termini, deve smaltire decine e decine di richieste. Non passa giorno senza che la tensione salga alle stelle, anche tra gli stessi utenti spazientiti da attese logoranti. Siamo nella solita ordinaria follia della sanità molisana. Cioè, la cosa assurda di tutta questa faccenda è che mentre abbiamo queste situazioni viene dimezzato il personale che deve lavorare, che deve rispondere a queste esigenze. Allora, il problema che ci siamo posti, ce lo siamo posti in maniera molto chiara, perché c'è un pericolo per la popolazione. Il primario facente funzioni del pronto soccorso del Veneziale ha chiesto e ottenuto un intervento del sindaco di Isernia affinché la ASREM affronti una volta per tutte un problema irrisolto da anni. Ciò nonostante, il personale del pronto soccorso non esclude affatto di tornare in piazza. Penso che scenderemo in piazza noi del pronto soccorso, perché non è più sostenibile. Cioè, avere una situazione per cui aumenta il flusso delle utenze, diminuiscono i posti letto e ti dimezzano addirittura il personale infermieristico, significa non volerci far funzionare. Se ci sta un'intenzione chiara nel non volerci far funzionare, ce lo dicessero, però non possono continuare a far rischiare noi e loro, i pazienti, in queste condizioni. Tenga presente un'altra cosa importante, è l'aggressività da parte della gente. Allora, noi abbiamo infermieri che vengono costantemente aggrediti perché sono visti come i tutori, i gestori di questo malservizio. Questa è la condizione che stiamo vivendo in questo momento.